Eh, grazie Presidente per la sua presenza stasera. Io credo che sia un momento importante, bello ed importante, perché come può vedere anche dalle presenze in questa stanza, stiamo costruendo eh, una rete eh, di rapporti e di contrasto al, al caporalato, peraltro che nasce anche dal tavolo nazionale, eh, che ci vede tutti convinti del lavoro che stiamo facendo e della necessità del rispetto dei diritti delle persone. E questo naturalmente non si riferisce solamente alle persone di paesi terzi, che pure sono per noi Regione Campania un qualche problema da affrontare con il massimo della passione, non dico della decisione, ma della passione, ma anche i cittadini italiani. Eh, mh, ricorderà Presidente che questo tavolo che, su cui questo lavoro è cominciato ha visto la presenza dell'onorevole Maroni, che purtroppo non c'è più e che invece è stato una delle ultime uscite pubbliche che ha fatto. Eh, lo dico con grande tenerezza e con grande rimpiatto per un uomo che ha saputo essere un ministro dell'Interno equilibrato, eh, attento eh, e rispettoso, soprattutto, anche dei problemi e delle sensibilità di ciascuno. E allora, veniamo al protocollo di questa sera. E, ripeto: un'intesa sostanzialmente tra le varie istituzioni, ci sono eh, istituzioni statali, ma ci sono eh, rappresentanze sindacali, ci sono in primo luogo i colleghi prefetti della regione Campania, peraltro il prefetto di Salerno ha avviato in parallelo e ha realizzato, anzi, non ha avviato, ha realizzato in parallelo un'iniziativa simile perché. Insomma, uh, le difficoltà soprattutto le registriamo uh, in provincia di Salerno, naturalmente sulla piana del Sele, e, e ancora di più in provincia di Caserta, a Casse Volturno, dove pure col prefetto di Caserta stiamo facendo uno sforzo importante. Si tratta naturalmente di rendere armoniche le azioni messe in campo a protezione e a tutela uh, delle vittime del caporalato, di mettere al centro il tema proprio della vittima di caporalato per sostenerla nella denuncia, per aiutarla eh, a venire fuori da una situazione di soggezione che molto spesso ha. Si tratta di promuovere anche la formazione eh, costante degli operatori di questo settore, di fornire anche consulenza e assistenza. Noi avvalendoci anche dei fondi europei su prima e più su prima abbiamo organizzato attraverso eh, anche delle associazioni che hanno vinto i bandi e che sono anche presenti eh, naturalmente una serie di poli distribuiti sia in provincia di Salerno che in provincia di Caserta, in particolare proprio a supporto delle persone che hanno bisogno di essere consigliate e accompagnate in un percorso di riscatto della propria vita di fornire anche consulenze e assistenza eh, e di proporre forme anche di tutela sociale, oltre che di tutela sanitaria. Eh, grazie tra l'altro a è la prima volta che eh, una regione in Italia chiude un uh, protocollo come questo, dopo sei sedute del tavolo. È un lavoro che abbiamo cominciato a fare insieme da molto tempo in verità, ma che ha visto momenti importanti anche durante la pandemia, quando Presidente lei ci ha uh, diciamo, autorizzato e sostenuto uh, anche nella nella vaccinazione, ecco, proprio nella vaccinazione oltre che naturalmente negli eh, interventi di natura sanitaria, anche a chi teoricamente non ne avrebbe avuto diritto perché magari non era regolare sul territorio, ma noi, noi ci siamo fatti prendere eh, diciamo dall'aspetto burocratico della regolarità o meno sul territorio perché l'interesse collettivo evidentemente andava oltre questo tipo di, di preoccupazioni. E questo, è, questo è il protocollo. Naturalmente molto articolato, non vi faccio perdere tempo. Lo conoscono tutti perché lo abbiamo costruito insieme in sei sedute eh, del tavolo. Naturalmente, da qui parte anche il lavoro mh, tra di noi eh, nel realizzare le cose che ci siamo dette, le cose che abbiamo convenuto, che abbiamo scritto. Eh, naturalmente. Come capofila di tutto questo ci sono le prefetture e qui ci sono appunto i colleghi presenti di Avellino, di Salerno, di Caserta, di Benevento e di Napoli eh, qui al tavolo. Ecco, io mi fermerei qui, fermo restando che eh, l'impegno è non solo a rafforzare questa, questo lavoro comune e a portarlo avanti con azioni concrete, come già stiamo facendo ma come contiamo di fare ancora più intensamente nella, nei prossimi anni anche grazie eh, diciamo alle buone notizie che già in qualche modo ci vengono ventilate dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Interno sulle nuove risorse dei sette anni eh, 21-27. Vedremo, vedremo dove riusciamo ad arrivare in un riscatto della nostra terra, alla quale io francamente tengo in maniera particolare, per averlo vissuto anche come una mia personale insufficienza quando ero. Eh, capo Dipartimento Libertà Civili e per molto tempo e non sono riuscito a dare il contributo che avrei voluto. Invece, eh, la Regione Campania mi sta offrendo questa opportunità e sono lieto anche di ringraziare per eh, questo motivo. Grazie. Buonasera Presidente, grazie all'assessore Morcone, grazie per il lavoro che oggi vede un primo passo importante, la sottoscrizione del protocollo, ma che come lui ha anticipato diciamo, è un percorso iniziato già da tempo, ci sono stati più incontri e l'affluenza, come diceva lui, di oggi, ma soprattutto la valenza dei sottoscrittori. Significa che c'è stata una partecipazione corale su un tema, quello della regolarità del lavoro, perché, come si diceva, il problema del caporalato non è solo un problema per quanto riguarda eventuali diciamo, persone che provengono da fuori. Il tema eh, è stato affrontato anche a livello nazionale, l'assessore ha citato il Ministero dell'Interno molto sensibile su questo problema. E, è un tema delicatissimo. Io ho avuto un'esperienza eh, pugliese, Lecce in particolare, e penso che l'assessore ricorderà, come anche il presidente, i fenomeni su Foggia, ma anche su Lecce, fenomeni di caporalato: che attraverso la costruzione di una rete, e questo penso sia uno degli obiettivi fondamentali di questo protocollo, sottoscritto appunto da tutti costituire una rete che possa diciamo, andare a verificare e monitorare il fenomeno. Ci conforta che il fenomeno mi pare che nel nostro territorio, territorio campano, non sia particolarmente esteso, tranne quelle poche eccezioni che, cui citava il prefetto Morcone, però diciamo, il tema della prevenzione è fondamentale. Nell'ambito del protocollo che è stato fatto a più mani e ha comportato un lavoro importante come prefetture noi sicuramente garantiremo diciamo, dei tavoli di coordinamento in modo che il fenomeno a livello territoriale, ovviamente col supporto della regione, possa essere monitorato, ognuno conosce bene i propri territori, come anche la partecipazione a rete agricola di qualità strumento che io ritengo essenziale, soprattutto con il supporto delle categorie diciamo, datoriali, eh, perché eh, diciamo, riconoscere anche aspetti di premialità penso che sia fondamentale. E, e questo penso che sia il punto più importante, come prefetture, come voi sapete, noi eh, collochiamo anche con le questure con tutte le altre istituzioni che necessitano, diciamo, di interventi richiesti. E la nostra opera di sensibilizzazione, parlo per esempio del tema dell'emersione del lavoro nero, eh, il, i riconoscimenti di permessi di soggiorno, anche grazie alle forze dell'ordine, questa attività garantiremo che venga assicurata, nei tempi e nei modi eh, più rapidi possibili. Il tema del lavoro è un tema drammatico per il nostro territorio, non solo come caporalato, ma stiamo lavorando molto con l'ausilio del Presidente della Regione e delle strutture perché eh, in qualche modo quelle che sono le eh, questioni più rilevanti sul nostro territorio, cito una per tante, la Whirlpool per esempio, giungano a conclusione. C'è in questo momento da parte delle istituzioni, mi permetto di dire perché ai tavoli la Regione ha sempre partecipato, eh, anzi ha avuto parte attiva, l'obiettivo di andare a risoluzione e questo lo dico in particolar modo perché c'è la presenza di tutte le organizzazioni sindacali, io penso che sia uno degli obiettivi prioritari per chi ovviamente ha responsabilità pubbliche. Però vi posso assicurare che su ogni questione abbiamo aperto dei tavoli che ci auguriamo possano dare dei risultati anche rapidamente e in tempi celeri. C'è la massima attenzione e soprattutto c'è l'attenzione verso i lavoratori e verso ovviamente le famiglie che ci sono dietro. Quindi sono convinto che il protocollo sia un passo importante e che ci possa dare nella nostra regione risultati importanti. Grazie. Passare alla firma voglio ringraziare tutti quanti voi, i prefetti presenti, gli amici delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali, dirigenti dell'Inps, associazioni di volontariato, veramente questo deve essere un impegno corale di tutta la comunità campana. È per noi un motivo di orgoglio siglare questo protocollo che ha come è stato detto... Dall'assessore Morcone, che ringrazio per il lavoro di coordinamento di questi mesi, e dal prefetto Palomba, almeno tre aspetti. Uno che riguarda la legalità, la legalità, lavoro nero, forme di sfruttamento sono cose intollerabili in un paese civile. Le notizie di cronaca ci hanno presentato a volte immagini, episodi per i quali davvero c'è da vergognarsi. C'è un aspetto che riguarda ovviamente l'organizzazione economica del nostro territorio, la necessità di far emergere nella misura maggiore possibile forme di economia sommersa, di lavoro nero. C'è ovviamente l'aspetto che riguarda la tutela della dignità dei lavoratori, quale che sia il colore della pelle. La cosa incredibile è che noi siamo chiamati a fare uno sforzo di tutela della dignità e della sicurezza dei lavoratori a fronte di una esigenza che ha il mondo del lavoro e le imprese. Mi è capitato di stare qualche giorno fa a Venezia, un'iniziativa organizzata da Confindustria del Veneto e da quella nazionale, e la cosa incredibile è che gli imprenditori del Veneto sottolineavano come una delle emergenze crescenti negli anni, quella di organizzare in maniera civile ed efficace una presenza di lavoratori perché non si trovano lavoratori per tante attività, per tante aziende. Questo varrà ovviamente per le aziende agricole, per le aziende artigianali, per le aziende industriali e dunque veramente abbiamo una necessità sia economico-produttiva, sia di legalità sia di civiltà e di rispetto della dignità delle persone per rendere operativo questo protocollo. Se, se produrremo come auspichiamo tutti quanti i risultati, come auspicava il Prefetto Palomba, sarà veramente un motivo di orgoglio, di soddisfazione, di dignità per tutti quanti noi. Davvero grazie a tutti e buon lavoro per le prossime settimane.